Cari colleghi, ben ritrovati. Siamo all'ultimo dell'anno e mi correva l'obbligo di questo breve messaggio per augurarvi un buon fine anno e un ottimo inizio anno, un ottimo 2020. E come è giusto che sia, qualsiasi organismo in occasione del fine anno appunto cerca di fare dei bilanci su quello che è stato l'anno in corso. E devo dire la verità, noi da questo punto di vista, come consiglio direttivo, che ringrazio sempre per la collaborazione che mi dà, abbiamo realizzato grandi cose, devo dire. E mi riferisco ai seminari svolti, a partire da quello sul Sigma Bonus con la presenza del professore Cosenza, a quello sulle strutture e curature con la presenza del professore Calderoni, quello sul CTU e CTP, la deontologia professionale svolta dal collega Paolo Frediani, che come sapete è un illustre collega, non solo, quando è anche autore di alcuni manuali proprio sulla consulenza tecnica sia di parte che di ufficio. Poi abbiamo svolto tanti altri seminari sulle successioni, sulle successioni telematiche, sui condomini, sull'edilizia in genere, insomma abbiamo svolto veramente tante iniziative. Non ultimo, nel mese di dicembre, come vi ho accennato anche l'altra volta, abbiamo realizzato questo, per il 90esimo, abbiamo realizzato questo seminario sulla salubrità degli edifici e sul gas radon, che insomma effettivamente è una nuova prospettiva che si offre per le nostre attività. Sempre a dicembre, proprio qui nel collegio, abbiamo ospitato un seminario per quanto riguarda la previdenza, la nostra previdenza professionale, quindi sono stati presenti i vertici della nostra Cassa Nazionale e la direzione della nostra Cassa Nazionale, cercando di illustrare quali sono anche qui le prospettive della categoria. Dopodiché abbiamo svolto a fine dicembre, abbiamo voluto onorare con una piccola riconoscenza gli under 30, i giovani ragazzi under 35, le donne geometra e i veterani del collegio, i famosi senatori che hanno 50 anni di attività. E questo per essere in linea con quanto ci dice il nostro Consiglio Nazionale, e quindi abbiamo voluto, come dire, far avvicinare queste fasce di età e fasce di persone alla categoria, renderle sempre più partecipi. Così faremo anche per l'anno prossimo. Abbiamo fatto un programma dove toccheremo il BIM, toccheremo le valutazioni immobiliari, toccheremo l'aggiornamento degli antincendi, toccheremo insomma una serie di iniziative molto ma molto importanti. E in particolare abbiamo anche l'idea di fare delle visite in aziende, quindi visite guidate che ci danno anche l'opportunità di dare crediti formativi. E quindi, come dire, insomma, stiamo allestendo un programma per il nuovo anno veramente molto molto importante. E quindi faccio appello anche a chi avesse ulteriori richieste o iniziative da voler farlo presente a me, ai consiglieri, per poter mettere in calendario anche queste iniziative che voi ci dovete suggerire. Stiamo cercando di fare questo appuntamento proprio per fare una comunicazione più diretta settimanalmente. L'anno prossimo ci vedremo ogni settimana con questo tipo di comunicazione da parte mia o di qualche consigliere del collegio, per appunto darvi tutte le notizie di quello che stiamo facendo e di quello che si deve approntare. Per cui, se qualcuno di voi, questo è un appello che faccio, ha prospettive di fare dei corsi, dei seminari, delle iniziative, ce lo può far presente, noi siamo ben liti di poter organizzare insieme a voi questo tipo di iniziative. Adesso non vi voglio rubare altro tempo, il mio è un sincero augurio a voi, alle vostre famiglie, di trascorrere queste ultime ore del 2019 in serenità all'interno delle vostre famiglie ed iniziare il 2020 con la massima serenità, quella che dico sempre, perché la cosa più importante è la serenità che noi tutti dovremmo avere, serenità in tutti i sensi. Quindi, per cui, il mio augurio è veramente sincero, dal profondo del cuore, a voi tutti e alle vostre famiglie, per uno splendido 2020, ricco di ogni soddisfazione. Un abbraccio a tutti.